Eccolo lì. Ok. Ecco fatto. Oh. Ok. Tac. Ah, ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Allora inizierei su quella pedana, passando dal lato, girata di schiena, quindi posizionandoti sopra le impronte. Ottimo. Ok, guarda dritta. Sì. Allora, ecco già in posizione. Hai l'occipitale di sinistra un po' più alto del destro. Le spalle sono livellate. Bene, questo è un ottimo inizio, scusami. Il bacino è in asse ma è ruotato, ok? Quindi è dritto ma ha fatto un po' così. Okay. Perfetto. Accomodati seduta. È il braccio destro che ti dà un po' di noia, giusto? Stringi forte le mie dita? Massimo. Massimo, di qua? C'è una bella differenza, eh? Mm-hmm. Gira la testa di là, stringi forte, gira di qua, stringi. Ok, no, perfetto. Allora, stringi queste due dita insieme, non me le far aprire. Ok, restano chiuse. C5, stringi. C6, stringi. Sappiamo che c'è un problema sull'ottavo nervo cervicale a destra, quindi vado a controllare il segmento interessato, quindi al passaggio cervico-dorsale. Qua già ho sentito. Peggio qua o qua? A destra. Allora, rilassata. Lascia morbida. Eccolo lì. Ti chiedo scusa. L'avrei sentito suonare un pochino. Sì. Però zero dolore, giusto? Sì. Vediamo anche altri parametri. La prima costola è fondamentale, qui sì, fastidio qua, vero? Sì, qua meno. Mm. E dovresti avere lo stesso anche qua sì, su? Sì, qui molto. Molto, sì. Qui meno. No. Però se vengo nel mezzo dovrebbe essere più qua e qua meno, esatto. Oppure peggio a destra? No, esatto. Ok. Quindi quando vengo giù, fastidio qua? Sì. Qua meno. Adesso divarica le gambe e piegati in avanti per toccare il pavimento in mezzo. Sì, il sinistro sale e il destro resta giù. Scendi, sali su? Se guardate i miei pollici, scendi giù di nuovo, il sinistro sale e il destro resta giù, sali su, adesso il sinistro scende, quindi come già sappiamo avrei fastidio qua, sì. Qua un po' meno. Esatto. Ok. Allora, alla luce di tutto ciò voglio controllare anche se quando io premo qua, questo migliora rispetto sì, adesso? Un po' sì. Ok, pancia in aria allora, testa sulla carta. Ok, sì. Hai anche la gamba destra un filo più corta della sinistra, quindi immagino... Fastidio sì. Qua, vero? Mentre a sinistra. No. E qua? Ci stavo arrivando. Questo? Sì. Qua meno. No. Lascia. L'hai completato? Sì, sì, sì. Il portoghese però. Ah. Sì, vuole un po' più. Sì. Quando tu inclini così, morbida. Rilassata. Ecco fatto. Restituiscimi le mani qui su. Adesso con la testa in centro sono uguali. Apri grande. Eccolo qui. Lo so. Apri, 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 non chiudere. Ottimo. Sentito? Sì, sì, tu hai una disfunzione mandibolare. Apri grande. Dentro l'aria, fuori, più a destra, dentro, fuori, qua, questo è il passaggio fastidioso, dentro, fuori. Adesso possiamo iniziare a livello morbida, fisico, stai più rilassata che riesci, ok? Lascia, rilassata. Ok.
perfetto. Lascia. Lascia. Andò da solo praticamente. Mano qua. Guarda me. Più dentro se riesci. Rilassata, fammi chiudere. Ok. Rilassata, rilassata. Lascia, lascia, lascia. Ecco tutto. Lascia. Questa mano qua. Rilassa. Lascia morbida, morbida. È andato da solo anche qua. Ok. No, qui è a posto. Anche un pochino. Allora, a livello generale, complessivo, non si è messa malissimo, ok? Dobbiamo lavorare sulla tuberosità ischiatica per riportarla indietro, dato che il tuo bacino qui è ruotato avanti e fa apparire la gamba più corta. Quindi da qua. Un altro. L'ultimo. Ok. Adesso vienimi sdraiata gentilmente sul fianco sinistro. Vieni più avanti col sedere. Ok. Dovrebbe essere sufficiente. Rilassata. È già andato. Ok. L'altro lato. Brava. Vieni avanti col sedere. Visto il tatuaggio. Rilassata. Pancia in aria. Fastidio qua, vero? Posso abbassare poco poco? Tira su. Devo prendere i punti di riferimento. Qua. Ok. Scusami. Piega. Senti questo tendine qua sotto? Che ha la stessa tensione di una corda di violino. Non sta lavorando bene il tuo iliopsoas. Muscolo che stabilizza la schiena. Piega tutte e due le ginocchia. Spingile forti una contro l'altra. Ok, vieni giù. Una tecnica molto soft ma molto efficace. Alza la testa. Ancora. Ok, giù. Si chiama Artrostim, è uno stimolatore dei recettori sulle articolazioni. Ancora male qua? No, molto meno. Qua? Meno. Qua su? No, qui non lo sento quasi. Okay. Ok, mano destra qua dietro, un po' più giù, rilassata. Ok, l'altra, un po' più giù, lascia, morbida. Ok, in piedi. Mani sui fianchi, spingi il tuo gomito indietro rapidamente, guarda così, colpo secco, tac. Ah, okay. Ho sentito scorchiata anche la mia, ti do io il via. Inizia a spingere un po', poco poco, colpo secco, ecco fatto. Anche l'altro, vai, ok. Ah, questo lo lascio, cammina un pochino, mi dici come ti senti? Bene. Sì, meglio? Sì, sì, anche qua. Ottimo, sono contento. Sì.